in un altro appuntamento con Progetto Salute. Qui con noi in studio abbiamo il dottor Antonino Alberti, dirigente medico dell'unità operativa di chirurgia vascolare ed endovascolare. Qui do il mio Buonasera, benvenuto. grazie. Grazie per essere qui e oggi parliamo di un argomento importante che riguarda, insomma, la salute delle nostre vene. Quindi partiamo innanzitutto con una domanda così immediata. Allora, cosa intendiamo, quali sono, insomma, le varici? Allora, buonasera a tutti i telespettatori. Intanto partiamo dal presupposto che le varici fanno parte di una patologia ben più ampia, che è l'insufficienza venosa cronica degli arti inferiori. Le varici, che sono ovviamente poi la patologia più evidente, più frequente, e soprattutto quella che ha un impatto dal punto di vista mediatico più importante, sono delle grosse, delle dilatazioni venose permanenti, che colpiscono soprattutto con una frequenza di 4 a 1 il sesso femminile. Quindi praticamente per lo più, insomma, ne soffrono Sì, le le donne, donne. sì. Allora, ci sono anche ovviamente, oltre alle varici capillari, le telangiectasie e le microvarici. Ecco, che Esatto, le cosa... faremo vedere anche Sì. più avanti, se me lo permettete. Intanto, ripetiamo, sono una diverse forme dell'insufficienza venosa, in base ovviamente al volume delle vene interessate, all'entità delle vene interessate. Noi parliamo di teleangiectasie, varici reticolari e varici vere e proprie. Ricordiamoci che a questo punto che parliamo sempre di sistema venoso superficiale, perché l'insufficienza venosa non colpisce solo il sistema venoso superficiale, ma anche il sistema venoso profondo, il sistema venoso delle vene perforanti, delle quali poi parleremo anche un po' più avanti. Esatto, quindi praticamente ecco, i sintomi più eclatanti, ecco, quelli più Ecco, evidenti l'uomo dell'insufficienza potente, non venosa. so quando se manderanno contemporaneamente in onda, manderemo in onda queste diapositive. Qui si possiamo vedere i sintomi più evidenti dell'insufficienza venosa sono l'evidenza clinica delle varici, cioè vedere delle grosse vene dilatate sulla superficie cutanea delle gambe, e vedere la gamba gonfia con varici e senza le varici. Quando è gonfia senza le varici si parla di insufficienza venosa del circolo profondo. Anche qui attenzione, perché una gamba gonfia può essere la spia di una patologia ben più temibile che dell'insufficienza venosa cronica, che è la trombosi venosa. Perché temibile? Perché la vena del circolo profondo è ostruita da un trombo. E come noi tutti sappiamo, le vene del circolo profondo confluiscono nel cuore destro e nel circolo polmonare, per cui quando un trombo si stacca dalla vena del circolo profondo finisce nel polmone e diventa embolia polmonare, che nelle varie forme cliniche può essere addirittura mortale. Per cui di fronte a un arto, come voi vedete qui, nella Qua ci sono, seconda ecco, dei vari stadi, fotografia, sì, un esatto. arto gonfio, la prima cosa da chiedere è un eco color Doppler del sistema venoso, perché se fosse una trombosi venosa siamo di fronte al rischio serissimo di embolia polmonare e in alcuni casi anche addirittura di morte del paziente, quindi è fondamentale. E la terza fotografia, come stavamo dicendo, dal punto di vista clinico, come si vedono le insufficienza venosa, e speriamo di non arrivare mai con la prevenzione nella sindrome post-flebitica, quindi nelle ulcere cutanee degli arti Questo è lo inferiori. stadio, Questo è diciamo, lo più stadio grave. che è classificato dalla CEAP, lo stadio più avanzato 5-6 della CEAP, purtroppo, che è quello delle ulcere flebostatiche. Esatto, quindi praticamente non si dovrebbe mai arrivare a Non questo si dovrebbe stadio mai e arrivare, con un'azione ovviamente esattamente, con una preventiva. prevenzione. Quindi abbiamo parlato prima delle vene perforanti, ecco, entriamo più nello specifico. Le vene perforanti sono delle vene, dovremmo vederle più avanti, che mettono in comunicazione il sistema venoso superficiale con il sistema venoso profondo. Si chiamano perforanti per una semplice ragione, perché perforano l'aponeurosi muscolare, cioè il sistema venoso profondo è detto tale perché è contenuto al di dentro delle fasce muscolari. Sistema venoso superficiale è extrafasciale, quindi è superficiale. In comunicazione tra il sistema profondo e il sistema superficiale ci sono le vene perforanti, che hanno un'importanza fondamentale, soprattutto nella genesi di quei quadri delle ulcere flebostatiche. E peraltro vi sottolineo che è un sistema venoso che è rimasto misconosciuto per decenni. Quindi
Quindi si operavano pazienti non facendo riferimento alle vene perforanti e le recidive varicose erano frequentissime. Certo, infatti poi parleremo come trattare anche le recidive. Sì. Allora, innanzitutto, per esempio, cosa sono anche le flebiti e le tromboflebiti delle varici e magari cosa si rischia, come si va incontro quando si ha una tromboflebite? Allora, la flebite isolata è rarissima. La flebite è l'infiammazione della parete vascolare, ma che è rarissima perché generalmente l'infiammazione della parete vascolare della vena va in concomitanza con la formazione di un trombo, quindi noi non vediamo mai la flebite ma la tromboflebite, che può essere del sistema venoso superficiale e del sistema venoso profondo. La tromboflebite superficiale ha un rischio, ma dico io tra virgolette, relativo, perché difficilmente embolizza a livello polmonare. La tromboflebite del sistema venoso profondo è pericolosissima, perché dicevamo prima, perché potrebbe distaccarsi una parte di trombo attraverso il cuore destro, andare nel circolo polmonare e chiudere una delle grosse arterie polmonari e portare addirittura in alcune condizioni a morte il paziente. La tromboflebite superficiale diventa pericolosa quando, come vedete qua, la vena safena confluisce nel sistema venoso profondo. Quando la tromboflebite interessa la confluenza safeno-femorale, allora diventa quasi una tromboflebite del sistema profondo. Per cui noi in questi casi operiamo il paziente legando la confluenza safeno-femorale ed evitando la trombosi venosa profonda. Perfetto, quindi praticamente è importante in questo caso più che mai, insomma, cercare di prevenire sicuramente o quantomeno di fronte alla comparsa dei primi sintomi fare subito un eco color doppler. Ecco, quindi non trascurare assolutamente. Assolutamente no, assolutamente. L'eco color doppler, il doppler comunque, ecco, questi in cosa consiste? L'eco color doppler è il colore e l'effetto doppler applicato all'ecografia. Ormai il doppler, quello portatile esclusivamente, cioè senza lo schermo, non si usa più, tranne che nella diagnosi immediata delle patologie arteriose. Per il sistema venoso si usa esclusivamente l'eco color doppler. È un esame che ha una specificità e una sensibilità elevatissime, siamo quasi sul 100%, per cui un paziente negativo all'eco color doppler è un paziente negativo per patologia venosa, non c'è niente da fare. Non ha rischi, diciamo. Ovviamente bisogna anche saperlo fare, certo, questo è ovvio, non è inutile dirlo. Però è un esame che riesce a vedere all'interno della parete venosa, quindi se c'è un trombo, se il colore riempie la vena, se c'è reflusso, se non c'è reflusso, quindi riesce a studiare a 360 gradi il sistema venoso superficiale e profondo. Ha un'altra importanza: nei pazienti con varici si potrebbe pensare cosa fai a fare l'eco color doppler se già si vedono le varici. Ha un'importanza soprattutto, come noi chiamiamo noi, nella cartografia preoperatoria, cioè dire la differenza tra la chirurgia del 2016 e la chirurgia del 1980 è proprio qui. Per cui andare a legare i punti di fuga, di reflusso trovati con l'eco color doppler evita le recidive varicose. Quindi una volta operati magari certo, che si riproponga il problema. Praticamente a questo esame chi si può sottoporre? Anche in maniera preventiva tutti coloro che magari hanno un'ereditarietà? Sicuramente sì, senso, sicuramente no? Sì. Si dovrebbero sottoporre intanto i pazienti che, per esempio, a fine giornata hanno le gambe e le caviglie un po' gonfie. Quindi tutti coloro che stanno tanto in piedi. Che stanno molto tempo in piedi, che poi a fine giornata riferiscono un po' il senso di peso, la caviglia, la scarpa che sta un po' stretta. E tutti i pazienti con le varici, tutti. E soprattutto, io lo dico sempre ai pazienti che vedo, non si fa la scleroterapia se non si fa l'eco color doppler prima. Perché una scleroterapia della varice reticolare in un paziente che non è stato studiato con l'eco color doppler è un errore, perché la varice reticolare può nascondere un'insufficienza venosa, per cui trattare la varice sarebbe assolutamente inutile e dispendioso. Prima va curata l'insufficienza della vena più grossa e poi la varice reticolare o la telangiectasia. Esatto, quindi praticamente bisogna procedere sta alla base di ogni, dopo l'esame clinico che è fondamentale ovviamente, certo, l'anamnesi,
l'esame clinico, l'ecocolor Doppler è fondamentale nella diagnostica dei pazienti vascolari in assoluto. Quindi praticamente è uno strumento in più proprio per prevenire le varici. Quindi che altri strumenti lei la prevenzione delle varici, adopera, intanto la malattia varicosa è una malattia ereditaria. Tutti sanno benissimo che pazienti con varici cliniche hanno sempre nella famiglia una sorella, una zia, una mamma con le varici. E la prevenzione è la terapia fisica, bisogna fare sport, bisogna fare nuoto, bisogna... Non si può, diciamo, bisogna togliere i fattori di rischio sui quali noi possiamo incidere. Sulla genetica non possiamo incidere, ovviamente, certo. Ma sui fattori che noi possiamo rimuovere si può agire con lo sport. Quindi anche con magari un'adeguata alimentazione. Non essere in sovrappeso, fare sport. Purtroppo alle nostre parti è un po' difficile fare piscina e sport, esatto. Purtroppo. Però d'estate magari si potrebbe. Infatti, non esporsi al sole. Nelle ore molto calde. Quindi anche il sole incide negativamente. Sì, assolutamente sì. Quindi anche perché provoca vasodilatazione, soprattutto le vene superficiali. Esatto. Sì. Quindi non è vero che magari da giovani si tende a prendere tra virgolette il sole selvaggio. Questo è normale. Allora, sempre usare protezioni in questo senso, certo. Naturalmente. Allora, le tecniche chirurgiche per la risoluzione delle varici. Io volevo farglielo vedere perché è molto importante vedere anche le tecniche che ho inserito. Allora, le tecniche, noi differenziamo la chirurgia in due grosse branche: la chirurgia demolitiva e la chirurgia conservativa. A parte ci stanno le tecniche endovascolari, per cui la chirurgia demolitiva, non prendiamola come una parolaccia, la chirurgia demolitiva, cioè vuol dire che vanno tolte le vene, si demoliscono, si tirano via. E ci sta ovviamente lo stripping safenico, cioè dire il classico intervento di la crossectomia, la legatura di quella confluenza di cui parlavamo prima, e lo stripping della vena grande safena o della vena piccola safena. Tra la conservativa, che noi, vi dico la verità, non utilizziamo più, è una chirurgia che è venuta di moda negli anni 80-90 sulla scorta di un chirurgo francese, di un angiologo, che è il professore Franceschi, ma adesso è caduta molto di moda. E la terapia endovascolare. La terapia endovascolare è quella che va per la maggiore. Dobbiamo mettere qualche distinguo, se vuole ne parliamo. Certo. L'importante è dare indicazioni, perché mi capitano dei pazienti che vengono da me pensando che, sai, ho visto la televisione, che si aspirano, che si... Non è così. Certo. Sicuramente è quella che va più di moda, ovviamente, perché è poco invasiva, come tutte le tecniche, certo, endovascolari, però ha le sue controindicazioni. Io ho operato nella mia carriera un centinaio di pazienti con la tecnica endovascolare, e siccome ho la fortuna di vivere in un centro dove noi facciamo tutti i tipi di chirurgia, quindi abbiamo la possibilità di vedere i risultati dell'una e i risultati dell'altra. Ci sono dei pro e ci sono dei contro. La chirurgia endovascolare, intanto, è obbligatorio fare un mappaggio ecografico molto accurato, e non si può fare in varici particolarmente tortuose. Questo perché, ve lo farò vedere adesso, poi torniamo indietro sulla flebectomia. Ecco. Questo perché? Perché noi all'interno della vena ci mettiamo una guida, la pungiamo dall'esterno per via percutanea, guidati dall'ecografo, e facciamo risalire, come voi possiamo vedere qui, una guida che si chiama, noi la chiamiamo pig, perché ha la coda di topo. La facciamo risalire. Se la vena è esageratamente tortuosa, ovviamente la guida non progredisce. Certo. Quindi già da questo bisogna togliere le vene particolarmente tortuose. Se la vena safena supera 1,2 cm di diametro, 1,2-1,3, l'effetto del laser endovascolare o della VNUS, che sarebbe la radiofrequenza, sì, sono simili poi alla fine, non, diciamo, ha delle importanti recidive, per cui la vena, dopo che voi la trattate, si ricanalizza. Quindi bisogna fare dei distinguo. È una tecnica ovviamente splendida, perché vedete, noi arriviamo qui con l'eco, ce la controlliamo, la manteniamo a 2 cm, vedete, ce la tiriamo indietro di 2 cm, addirittura si vede con l'illuminazione, vedete? Sì, infatti. E
quello che ha la paziente, questo piccolo cerottino alla fine dell'intervento. Infatti è quasi dire, ovviamente non è lo stripping safenico, questo non se ne può discutere sulla differenza. Sì. Ecco. Però vanno scelti i pazienti. Se non bisogna generalizzare tutti i laser o radiofrequenza, tutti stripping. Ci sono pazienti che possono fare lo stripping e pazienti quindi che vanno... Quindi personalizzato, insomma. Ovviamente in base al tipo di varice. Quindi queste sono tecniche praticamente lei reputa affidabili, assolutamente, molto sì. Assolutamente. Tutte le risolutive, tecniche, ecco, sì, diciamo. Sì, sì, tutte le tecniche, se utilizzate nel caso clinico scelto e selezionato, vanno bene. Come per esempio va bene anche la scleroterapia. Sì, infatti anche di questo parleremo anche, perché è una tecnica tra l'altro anche molto diffusa, nel senso sì. che magari si tende, ecco, a vedere qualche varice, allora magari ci si vuole subito affidare certo, a questo certo, tipo, però certo, naturalmente certo. poi sarà lo specialista certo. cura sua per definire proprio quale varice trattare. Quindi se ci sono delle recidive, queste si riferiscono soltanto alle varici o ricompaiono, che possono ricomparire anche su arti già operati praticamente? Sì, 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 le recidive sono sempre post-operatorie ovviamente, o post-scleroterapia, o post-radiofrequenza endovascolare. Quindi in base sempre ovviamente, sì. Ma come dicevo all'inizio del discorso, le recidive sono spesso, intanto partiamo da un presupposto, bisogna differenziare le varici recidive post-operatorie, cioè dire il paziente che non è stato studiato bene, per cui si è legata una varice o si è tirata via una varice, gli abbiamo lasciato una perforante per cui si rifarà le varici sulle perforanti, oppure una varice che ritorna, nel senso che io tolgo la safena e poi vengono fuori delle collaterali. Questo è possibile, ma questo non è un errore di tecnica chirurgica. Questo è determinato dal fatto che la paziente ha una diatesi varicosa, cioè ha una predisposizione genetica alla dilatazione delle vene, per cui io curo la safena, ma poi se ne viene dopo, la mia paziente torna dopo 3 anni con l'insufficienza della piccola safena. Certo, quindi si può ripetere. Certo, e lì c'è poco da fare ovviamente. Esistono delle tecniche in questo senso che permettono di ridurre proprio questo rischio? Lo studio con l'ecocolor Doppler, la cartografia preoperatoria, assolutamente, che dovrebbe durare almeno mezz'ora, cioè bisogna assolutamente diffidare di chi ti opera. Certo. Intanto, come dico sempre io, il paziente, chi si studia il paziente se lo deve operare. Cioè nel senso, io non mi fido mai di chi, non che non mi fido del collega, ma se ci metto le mani io, l'ecodoppler lo devo fare io, certo. perché devo capire cosa devo andare a fare poi in sala operatoria. Per cui, fatta dal chirurgo che ti opera, il mappaggio preoperatorio è assolutamente affidabile. Se lo demandiamo a chi non conosciamo, ci troviamo in sala operatoria di fronte a situazioni un po' antipatiche. È anche rischioso. È anche molto rischioso. Lo stesso vale anche per la chirurgia arteriosa, non cambia nulla. Certo. Se per esempio dopo qualche anno possono ricomparire nell'arto già operato altre vene, appunto, non classificabili come recidive, questo che cosa può significare? Sono delle nuove varici, determinate ovviamente dalla caratteristica del paziente o della paziente di avere una diatesi varicosa, una flebopatia ereditaria. Quindi generalmente quelle che compaiono, se noi abbiamo legato bene i punti di reflusso, sono delle nuove varici che si possono trattare con la scleroterapia. Quindi anche successivamente all'operazione si può... Sì, assolutamente. Ecco, sì. Benissimo, anche perché molte persone magari si spaventano, dicendo cosa è andato storto nel... No. Dobbiamo ricordare che la malattia venosa è una malattia evolutiva, per cui non bisogna mai arrivare a 70 anni con le varici. Io purtroppo molti pazienti che a 70 anni si presentano le varici, io a quel punto non li opero più. Certo. Perché ovviamente può essere in un'età avanzata, l'età. Tra l'ipertensione, patologie cardiache, certo. patologie concomitanti, non conviene affrontare un intervento di varici, per cui mettere rimedio fino a quando è possibile. Quindi l'evolutività venosa si può assolutamente prevenire. Sì, sì, sì. Quindi praticamente ecco, arrivare chirurgia a questa quando è possibile, ecco, certo. elastocompressione. Certo, che parleremo anche di sì. questi metodi naturalmente. Sì. Che sono utili soprattutto per le persone ecco, di una certa età, certo. ma chi si può sottoporre a questi interventi? Anche le persone diciamo un po' più giovani, età più giovanile, che magari hanno questi problemi sì, anche allora, estetici. Sì, allora bisogna, come dicevamo prima, anche
guardare cioè, il tipo di varici. Ovviamente, vedete, la scleroterapia delle varici si può fare alle ragazze giovani, ma come si può fare anche la chirurgia? In base ovviamente alla stadiazione della malattia. Sì. Una ragazza con una insufficienza della grande safena, ma che non ha varici esterne, perché vi ripeto, il ruolo dell'ecodoppler è un ruolo fondamentale. Io mi ritrovo per esempio dei pazienti con reflussi safenici ma senza varici. Allora, nella ragazza di 20 anni è una follia distruggere il patrimonio venoso, per cui certo. Gli consiglio la calza elastica o gli consiglio magari lo sport, però ancora la vena varicosa non ce l'ha, c'è un reflusso safenico, si terrà la sua bella safena, anche perché nel tempo le safene servono, certo. Possono servire per bypass ortocoronarici, possono servire per bypass periferici, quindi quando non è necessario la safena non va mai tolta. Esatto, quindi praticamente non si deve arrivare sempre No, 30 anni fa la safena si toglieva a tutti, indistintamente, ora si cerca un po' di conservarla. Certo, appunto è un patrimonio, come lei ha detto giustamente, sì. Importante. Allora, praticamente a proposito sempre di recidive, quali sono i rischi sempre di recidive dopo un intervento di laser endovascolare e i rischi di recidivi col metodo Clausius? Sì, è simile. Diciamo in letteratura sono qualche piccola percentuale di differenza. Clausius significa radiofrequenza, invece di mandare la fibra, invece di mandare il laser, manda radiofrequenza. Questo ha poca importanza, siamo simili come metodica. Le recidive, si dice, c'è descritto in letteratura, sono simili allo stripping. Io vi confesso di avere fatto una prova sulla mia esperienza. Ci sono dei pazienti, una decina, 10% circa di pazienti che ritornano con la vena safena pervia nel controllo, nel focolo VAP a distanza. Ovviamente questo non succede nello stripping, perché noi la safena gliela togliamo, quindi non possono tornare con la safena. Però è certamente una metodica, quando c'è l'indicazione, una metodica splendida. Perché avete visto che basta un cerottino. Infatti, e la paziente esatto. Se ne va a casa dopo 4 ore. Bisogna che ci sia l'indicazione. Se selezionato bene, il paziente può fare il laser. Ricordiamoci anche che in alcuni casi questa è una metodica spinta molto da chi vende le fibre, spinta molto dalla clinica privata, per cui tu il paziente lo devi mandare a casa la sera perché altrimenti hai problemi con il DRG. Ecco, noi abbiamo la fortuna di poter decidere, perché non abbiamo questi problemi. Ecco, se il paziente mi fa una complicanza, io nel DRG segnalo la complicanza e quindi possiamo lavorare nella massima tranquillità. Non siamo costretti a decidere l'intervento in base al tipo di ospedale, noi decidiamo quello che è giusto per il paziente. Perfetto, come dovrebbe essere dall'altra parte. Allora, come funziona per esempio il laser vascolare e se ne esistono, se ci sono insomma altri tipi? Sì, ci sono vari tipi, ci sono il laser endovascolare per la grande safena, funziona mandando impulsi laser che hanno varie frequenze d'onda, varie lunghezze d'onda. E noi mettiamo, l'avevo fatto vedere prima, noi mettiamo una fibra sotto guida ecografica che va, intanto va messa una guida, all'interno di sopra di questa guida si sale la fibra, si mantiene in genere a 2 cm a monte della confluenza con il circolo profondo, perché qui, come dicevo prima, può genererà sicuramente una trombosi endoluminale, ma non deve generarla nel circolo profondo, quindi noi ci manteniamo 2 cm a monte. Ritirando la fibra, ormai nei primi tempi quando abbiamo iniziato questa metodica ci dovevamo regolare noi, ora c'è proprio l'apparecchiatura che ci dà il timing, per cui manda l'impulso, si ferma e ti dice ritira, quindi ormai fa tutto l'apparecchio, grazie a Dio. Bene. Quindi allora ci saranno I laser esterni che sono più di pertinenza al dermatologo. Ci sono i laser per le varici reticolari, quindi il laser si distingue endovascolare per la varice safenica e per la varice reticolare, a seconda ovviamente della grossezza della fibra. Quindi è diverso come è intervento. È diverso, sì. Ci sono complicazioni riguardo questo intervento con il laser e che consiste? Sì, ci possono essere complicazioni. La complicazione più temibile è la trombosi venosa. Se non sappiamo seguire bene la fibra e non ci fermiamo a 2 cm dalla confluenza, possiamo mandare l'impulso laser nel circolo venoso profondo e provocare una trombosi. È molto delicato. È delicato, bisogna sapere usare l'apparecchio di eco. Perché bisogna
trovare, come avevamo visto, quella fibbra, quel pigtail, sì, e tirarlo, misurare i 2 centimetri, perché se noi mandiamo, siamo troppo vicini, rischiamo di provocargli una trombosi venosa. Complicanze non meno temibili, perché ricordiamoci che il laser ha anche una, diciamo, un'indicazione estetica. Perché una ragazza a 30 anni non fa lo stripping? Perché ha paura dell'ematoma, del taglio. Per cui se fai il laser dobbiamo stare molto attenti a non essere troppo vicini alla cute, perché il calore potrebbe provocare delle ustioni. Per cui noi, prima di mandare impulso laser o radiofrequenza, è uguale, parliamo uguale, sì, sì, cioè di trattare la vena per via endovascolare, mettiamo della soluzione salina fredda, quindi noi infiltriamo con delle punture ecoguidate nella zona perivenosa. Mettiamo della soluzione salina, cioè la soluzione fisiologica fredda mista ad anestetico, così distanziamo la cute dalla vena e quindi non c'è ed evitiamo che ci sia una necrosi cutanea, perché sarebbe gravissimo. Certo, soprattutto in pazienti, voglio dire, sì, giovani. Quindi, a proposito di pazienti giovani, quale periodo è consigliabile per eseguire l'intervento e a quale età, per esempio? Io ve l'ho detto, io cerco possibilmente di conservarla la safena, non io ovviamente, l'indicazione in letteratura internazionale è quella di conservare la vena safena quanto più possibile. E quando è possibile fare la scleroterapia, soprattutto delle telangiectasie e delle varici reticolari. Peraltro volevo sottolineare che la scleroterapia si fa anche la scleromus, che è un'altra metodica, tra virgolette un'altra metodica. Che cosa succede? Si mescola lo sclerosante all'aria, per cui si forma una schiuma bianca. Perché? Perché aumenta la superficie, cioè l'aria, una volta dentro la vena si attacca alle pareti vascolari e funziona un po' meglio. Ah, quindi questa si differenzia dalla scleroterapia classica? Dalla scleroterapia classica, si chiama scleromus, ma questa viene utilizzata generalmente per i vasi più grossi. Ah, ecco. Ecco, non viene utilizzata per queste telangiectasie che vediamo noi, certo, ma per le varici reticolari di una certa importanza e per la vena grande safena. Io, vi dico la verità, non ho mai fatto la scleromus della grande safena, anche perché grazie a Dio la trattiamo in altri modi. Infatti. E mi preoccuperei anche un po' a mettere dello sclerosante in una vena che poi può finire nel circolo profondo. Quindi è molto pericolosa questa. Più che pericoloso, si fa la compressione, si fanno tante, però vi ripeto, quando tu hai la possibilità di scegliere tra vari metodi, certo, abbiamo il laser, abbiamo la radiofrequenza, abbiamo la chirurgia. Che magari è più consolidata. Esatto, la scleromus la facciamo nelle varici, certo, reticolari, non nelle safeniche. Esatto. Dopo l'intervento, quali precauzioni si devono prendere? Dopo un intervento ben fatto, noi usiamo o una calza elastica ad hoc o un bendaggio elastocompressivo. Quando si tolgono i punti, la paziente mette la calza elastica e la tiene un mesetto, poi basta. Quindi praticamente questo... Ovviamente, scusate se vi ho interrotto, se non è associata all'insufficienza del circolo profondo. Se la varice è associata all'insufficienza del circolo profondo, allora la calza elastica comunque la paziente la deve tenere. Certo. Ma altrimenti la può togliere. Quindi voglio dire, questione un mesetto, di qualche mesetto, sì, quindi sì, è sopportabilissima anche l'estate, magari si fa un po' caldo. Noi cerchiamo di non operare le varici d'estate possibilmente. E riguardo ai massaggi, dopo quanto si riuscirebbero a effettuare, se magari la paziente vuole ritrovare un po' di... I massaggi li può fare dopo un mese, 2 mesi dall'intervento. Quindi vanno benissimo, l'infodrenaggio è, se infatti, fatto bene... Certo, in centri ripetiamo sempre... Se fatto bene, sicuramente è una terapia ottima, una terapia fisica ottima. Questo quindi può aiutare anche come prevenzione? Assolutamente sì, non deve aiutare però a non mettere le calze elastiche. Perché molti pazienti dicono io faccio il massaggio, non basta. No, certo, bisogna che siano in sinergia, sì, sì, naturalmente. Ovviamente. Cosa pensa dell'omeopatia nel trattamento della sufficienza venosa? Che so che è già da fatto... No, lei fa la domanda al chirurgo, cosa pensa dell'omeopatia, ovviamente. La devo dire perché molti... Questo bisognerebbe chiedere all'omeopata. Sicuramente tutti i metodi sono validi, però di fronte a una varice o una ulcera di quelle che abbiamo visto... Perché tanti sono proprio... L'omeopatia lascia il tempo che trova. Esatto. Io quello che voglio sottolineare, che credo che sia fondamentale, e il paziente non deve arrivare a questi stadi, perché l'insufficienza, la stessa parola lo dice, l'insufficienza venosa è un'insufficienza venosa cronica, non guarirà mai, tranne che le varici, le piccole varici che operiamo, le varici safeniche. Per cui prima si affronta la patologia, prima il paziente mette l'elastocompressione, la tiene con regolarità,
prima segui i consigli del flebologo, del chirurgo vascolare, dell'angiologo e meglio starà. È una patologia evolutiva, per cui bisogna assolutamente bloccare l'evoluzione. Quindi evolutiva e quindi praticamente può essere anche degenerativa nel assolutamente tempo. Assolutamente sì. Quindi se presa, ovviamente anche in questo caso sempre ricordiamo certo. che un intervento tempestivo di prevenzione naturalmente è fondamentale a qualsiasi età, perché si certamente, è visto che anche c'è necessità assolutamente sì, quindi anche persone giovani possono. Allora, a proposito di chi magari è in gravidanza e vuole effettuare dei trattamenti estetici appunto per migliorare le gambe, naturalmente questo va fatto dopo. Assolutamente sì. Io sono assolutamente contrario a ogni trattamento in gravidanza. In gravidanza io quello che scrivo ai pazienti sono l'elastocompressione, la terapia con i massaggi, l'infodrenaggio se ce n'è la necessità, altrimenti nulla. In gravidanza la paziente deve fare la sua gravidanza tranquilla e ci vedremo dopo l'allattamento. Ci sono dei farmaci che consigliano in gravidanza, io comunque ne ho un po' preoccupazione, perché sono testati, c'è sulla scheda tecnica e si possono utilizzare, ma io credo che una buonissima elastocompressione, non c'è. A parte l'eparina a basso peso molecolare, ricordiamoci una cosa, che la paziente flebopatica nell'ultimo trimestre andrebbe trattata con eparina a basso peso a livello preventivo, come dosaggio di prevenzione ovviamente, e con l'elastocompressione. Perché? Perché di per sé la gravidanza è uno status che determina una debolezza delle pareti vascolari, una riduzione del tono venoso. C'è una parte anche meccanica per cui il feto pesa sulle vene iliache, l'utero gravido pesa sulle vene iliache e provoca uno stop, una stasi venosa, che di per sé aggrava la paziente flebopatica. Noi lo combattiamo con la calza elastica, però ricordiamoci che una delle tre cause di trombosi venosa è l'endotriosi del Virchow, che era uno studioso del 1800, e la stasi venosa. Quindi pazienti con condizioni di stasi venosa possono fare trombosi. Per cui il trattamento con eparina a basso peso preventivo nei pazienti, nelle gravide flebopatiche è fondamentale. Quindi anche in gravidanza in questo tipo sì, di pazienti? Sì, l'eparina a basso peso nell'ultimo trimestre si può fare, anzi è indicata in questi pazienti, in questa categoria di pazienti. Quindi praticamente desiderando una gravidanza o nel corso della stessa si può tranquillamente sottoporre, ci si può sottoporre a una visita angiologica? Certamente anche per sì. Oggi devo essere onesto, io mi rapporto nella mia professione anche con i colleghi ginecologi, sono molto attenti ormai a queste cose. Come sono attenti ai fattori di rischio trombofilici, attenzione, che oltre alla patologia venosa evidente, molto spesso la paziente può avere una predisposizione genetica alla trombofilia, una predisposizione acquisita, quindi è fondamentale anche ricercare, e i colleghi, devo essere onesto, sono molto molto sensibili, vedo molti pazienti che sono ben studiate anche da questo. Bene, perché una volta non si faceva tanta attenzione, assolutamente. Soprattutto alle pazienti in gravidanza, anche in sovrappeso, cioè che partivano già con un peso importante, poi naturalmente, perché si sa che nell'ultimo trimestre si accumulano più liquidi e quindi ne risentono le vene. Se si eliminano le vene superficiali, cosa succede alla circolazione? Quindi stiamo tranquilli. Perché noi eliminiamo le vene patologiche, cioè dire che non funzionano, che hanno un reflusso, per cui quelle vanno eliminate, fanno solo danno all'emodinamica generale del sistema venoso, quindi quelle vanno tolte. Il sangue trova sicuramente altre strade, o va nel circolo profondo, non c'è problema. Certo, quindi in questo senso... Assolutamente sì. Allora, per esempio, le sostanze... cosa contengono con le soluzioni scleranti che noi troviamo? Sono dei farmaci che provocano una sclerosi della parete basale. Ora dirle la componente non avrebbe senso. A contatto con la parete del vaso provocano una sclerosi del vaso e molto spesso anche una piccola flebite chimica. Questo è il senso, la flebite chimica che può occludere il vaso. Ecco, quindi è un intervento insomma abbastanza non invasivo. È un intervento che, diciamo, la scleroterapia è già stata scoperta già dal 1800. Diciamo dal 1970 si utilizza con assoluta tranquillità. Peraltro quello che di solito si usa, la tossisclerole, è un farmaco che è nato come anestetico locale. Sono farmaci assolutamente tranquilli. Ovviamente bisogna stare un po' attenti quando si fanno questi farmaci, almeno...
il flebologo deve avere nell'ambulatorio un antistaminico, un cortisonico, ecco, perché una reazione allergica può sempre possibile. Quindi possono sopravvivere. Potrebbe, molto raramente, però bisogna fare un'analisi accurata in questi esatto, casi. Esatto, quindi proprio per i pazienti magari con predisposizioni di allergia. Assolutamente, sì, ma va fatta un'analisi accurata. In alcuni casi va fatta in ambiente ospedaliero, in questi pazienti. Quindi prima di sottoporsi è importante l'anamnesi veramente... L'anamnesi è fondamentale, chiedere alla paziente se c'è una diatesi allergica, certo. I pazienti che sono allergici all'aspirina, agli antibiotici, ecco, io ho un po' paura a fare in ambulatorio queste... Beh, certo. Preferisco perché... fare le prime due o tre in ospedale. Esatto, ma comunque è sempre un ambiente molto più sicuro. Assolutamente sì, certamente. La scleroterapia insomma è una tecnica abbastanza leggente, consolidata, sì. Quindi quali sono i distretti venosi a cui può essere applicata e quale percentuale di riuscita insomma? Allora, dicevamo che ci sono delle scuole che la applicano a tutti i distretti venosi, dalle teleangiectasie alle varici reticolari alle varici safeniche. Io di solito la applico alle teleangiectasie e alle varici reticolari. Per le varici safeniche abbiamo altre metodiche che avevamo parlato, di cui abbiamo parlato prima. Ma vengono applicate anche alla safena, la scleromus. Certo, ecco, l'abbiamo detto infatti. Quali sono le controindicazioni, ecco, in questo senso, se ce ne sono? Sì, controindicazioni sono le malattie generalizzate, tipo le epatopatie, pazienti che hanno problemi seri dei metabolismi vari, diabete, la gravidanza, ecco, queste sono assolute controindicazioni, ma ovviamente sono controindicazioni anche alla chirurgia, una grave insufficienza epatica, io non lo tratto per la varice ovviamente. Certo, quindi praticamente queste anche per quanto riguarda persone con problemi forse di cuore. Sì, assolutamente, questi non hanno un'indicazione al trattamento chirurgico delle sindrome varicose. Pazienti con gravi problemi, problematiche, con insufficienze d'organo, devono curare le loro insufficienze d'organo. Il paziente di varici va trattato, ma quando ha questi problemi seri gli si mette una bella calza elastica e sta tranquillo. Quindi infatti risolviamo meglio. Dopo la sclerosante, come si presenta la pelle sovrastante la zona trattata? Anche qui potremmo discuterne, bisogna stare attenti. Io ho visto varie scuole, ho avuto la fortuna di seguire la scuola del professore Tessari, che forse è il più grosso scleroterapista che c'è in Italia. Meglio trattare una vena con uno sclerosante a bassa concentrazione è meglio un insuccesso di una complicanza. Certo. Io la vedo così, perché poi alla fine noi ci dobbiamo adattare di volta in volta, no? Per cui se la scleroterapia con una bassa concentrazione non mi ha funzionato nella prima, seconda trattamento, allora salgo la concentrazione. Ma se io uso uno sclerosante al 3%, non vi dico la marca, e mi va fuori le pelle o mi provoca una necrosi, allora lì la cosa è grave, anche perché il 70% di queste terapie è quasi estetico, esatto. Ha un'indicazione estetica. Quindi prima bisogna essere molto cauti in queste cose. Onde appunto da fare creare un ulteriore danno. Assolutamente sì, meglio un insuccesso di una complicanza, su questo non c'è dubbio. Quindi è necessario in questo caso andare molto con cautela, molto cauti, anche perché molto appunto, dopo le complicazioni avrebbe senso, voglio esatto. dire, non avrebbe senso. Alla fine le ripetiamo una volta in più. Esatto, quindi non c'è nessun problema. Se è necessario applicare sempre un bendaggio sulla zona trattata? Sì, ci sono scuole. Intanto bisogna vedere ovviamente il tipo di varice. Certo. Se io tratto una safena o una grossa collaterale va bendata, c'è poco da discutere. La teleangiectasia basta un cerotto un po' tirato, con una medicazione, un rotolino di Garza, un cerotto tirato e siamo a posto. Quindi non necessita di grande... No, io prescrivo nella teleangiectasia che la paziente mette un'elastocompressione di antitrombo 18 mm mercurio per 24 ore. Ecco, quindi basta, è sufficiente. Può provocare degli effetti indesiderati? Potrebbe provocare allergie, potrebbe provocare... Sì, questo sì, assolutamente sì. Ma per questo bisogna stare molto... Bisogna trattare la scleroterapia come un trattamento chirurgico normale. Non esistono trattamenti chirurgici più complicati o meno complicati. Bisogna sempre trovare il giusto compromesso tra le indicazioni e la terapia. E tra la prevenzione delle complicanze è fondamentale. Certo, quindi in questo senso anche bisogna stare molto assolutamente attenti. Assolutamente sì. Quindi come ridurre al minimo la possibilità di che ci siano degli ematomi post-sclerosi? Bisogna saperle fare. Bisogna saperle fare, bisogna andare piano, non bisogna
scegliere sclerosanti maggiori per le vene piccole, ecco, non, bisogna stare attenti. Quindi questa è discrezione proprio del chirurgo. Sì, questa è una scelta di discrezione del sì. Anche perché poi tu tratti una vena, la paziente ti torna dopo 2-3 anni, perché poi quando provochi una grossa tromboflebite, la vena, il vaso, la cute che ricopre il vaso rimane scura, alla fine era meglio che la paziente, certo, tenesse la vena varicosa. Nella sua, no, infatti, ovviamente, so. Ovviamente. Quali altri rimedi in questo senso, ecco, esistono per cercare di evitare, ecco, tutto ciò? Ci sono delle creme, ci sono, ma io vi ripeto, secondo me il segreto del successo è trovare le indicazioni rispetto al caso clinico, l'indicazione del trattamento rispetto al caso clinico, quindi il dosaggio del farmaco, l'uso di, vedete questi, abbiamo lasciato queste diapositive non a caso, l'uso di aghi molto sottili, io utilizzo per esempio il 30G, se noi voi pensate che con il 25G si prendono le vene dei neonati, il 30G è un filo di capello, sì. E allora lì è difficile fare un ematoma. Certo, con aghi sottilissimi. Ovviamente, bisogna stare un po' attenti, bisogna, vi ripeto, scegliere i pazienti e scegliere la terapia in base ai pazienti, con questo è difficile, esatto, provocare delle dei danni. Assolutamente sì. Quante sedute occorrono per eliminare dei capillari o delle varici? Con quale cadenza? Sì, generalmente occorrono dalle 4 alle 6 sedute. Ovviamente queste sedute si trattano più o meno tutte. Anche qui cautela. Non sappiamo se la paziente è allergica e se toglie il farmaco, per cui le prime volte si fa una fiala di sclerosante. Punto. Finiamo qui. La facciamo ritornare in genere una settimana, 10 giorni. Dopodiché possiamo anche andare a usare una concentrazione un po' maggiore o una quantità maggiore, e in genere 4-6 sedute, anche se io poi generalmente consiglio dopo l'estate di fare un altro 2-3 sedute per riprendere le vene che eventualmente sono. Quindi rimaste. Molte pazienti le è capitato che magari, ecco, insistono per fare tutto, guarda, piuttosto di fretta. Sì, allora io parto dal presupposto anche qui, il dialogo col paziente è fondamentale in tutte le patologie, in tutte. Bisogna essere chiari, ovviamente molto dolci, mai essere brutali, certo, con il paziente, però dire qual è la realtà. La scleroterapia non è un pennello che schiarisce la gamba e fa sparire, non abbiamo la bacchetta magica, non abbiamo la palla di vetro. Ha una efficacia che va dal 60 al 70, 75%. Secondo i casi, ovviamente. A secondo i casi, quindi... Secondo me, quando nel paziente non si mettono esageratamente delle aspettative, peraltro false, il successo non dico che è garantito, però quantomeno il paziente recupera la fiducia nel professionista. Certo. Se noi gli diciamo di fare chissà quale magia, poi si renderà conto che magie i medici non ne fanno. No, come infatti bisogna essere realisti, esatto, più che mai. Quindi ci sono molto spesso, ecco, delle pazienti che utilizzano delle creme estetiche che vendono in commercio, che praticamente funzionano con il freddo e con il caldo, cioè sviluppano un calore. Molto poco di questo. Ecco, sono dannose o possono creare danni? Secondo me, no, io non voglio dire che siano dannose perché le conosco poco, diciamo che in genere ci si affida alle linee guida, per cui linee guida che raccomandino l'uso di queste creme al mondo non ce ne sono. Ci sono delle creme, dei flebotonici che funzionano, hanno un effetto ovviamente sintomatico, ma fare guarire dalle varici o dalle telangiectasie non esistono. Ecco, appunto, questo lo diciamo perché assolutamente. Sicuramente ci vogliono delle tecniche, come abbiamo visto, abbastanza importanti. Successivamente al trattamento si può assumere qualche farmaco dopo tempo? Sì. Io quello che volevo sottolineare è che la terapia dell'insufficienza venosa degli arti inferiori è una terapia polifattoriale, cioè non è l'elastocompressione che ha il successo, non è la chirurgia, non è la terapia medica, per cui dopo il trattamento la paziente deve assumere il flebotonico. L'unica cosa che, come dicevamo prima, il medico, lo specialista ha il dovere di chiarire che il flebotonico non è la bacchetta magica, per cui se utilizzato insieme alla compressione elastica, insieme allo stile di vita, assieme al trattamento chirurgico, la paziente sicuramente starà bene. Quindi è tutta una sinergia. Esatto, è una sinergia di trattamenti, assolutamente sì.
Quindi l'importante è dire che non c'è un trattamento unico, esatto, per cui esatto. Bisogna seguire quello, esatto, allora quello esatto, avrà il risultato. Come non c'è, non si può, non, la chirurgia da sola non risolve al 100% tutti i sintomi, l'elastocompressione non li risolve, e meno esatto, che mai il trattamento certo, medico. Quindi ovviamente sempre in base, ricordiamolo, ai vari casi certo, da trattare. Certo, ovviamente in base alla gravità. Per quanto riguarda persone che assumono, ecco, degli anticoncezionali, si diceva una volta che causavano dei trombi. Si dice anche ora. Diciamo, è vero ancora. Assolutamente sì, assolutamente sì. L'assunzione dell'anticoncezionale è una condizione predisponente alla trombosi venosa. Quindi è molto importante. Difatti, purtroppo oggi i costi sanitari della sanità ce lo impediscono in alcuni casi, ma bisognerebbe fare lo screening trombofilico, quello che dicevamo prima. Questo in che consiste esattamente? Consiste in un prelievo di sangue, purtroppo un po' costoso perché costa, si deve fare la genetica, quindi sono dei test costosi, e attraverso questo prelievo di sangue noi vediamo se abbiamo delle predisposizioni genetiche alla trombofilia o anche all'emorragia, voglio dire. Per esempio pazienti con carenza di fattore ottavo, gli emofilici, sì, ma come non ci sono gli emofilici, quelli franchi, ci sono anche i pazienti che hanno una condizione di predisposizione. Per cui questi test ci fanno capire se il paziente è più esposto o meno alla trombosi. Per cui già un paziente che geneticamente ha una condizione trombofilica, noi facciamo assumere la pillola anticoncezionale, allora il rischio aumenta. Quindi praticamente questo tipo... Sarebbe utile fare uno screening trombofilico. Vi ripeto, è uno screening costoso che ovviamente il Sistema Sanitario Nazionale non può garantire, per cui dovrebbe essere a discrezione del paziente. Che purtroppo anche qui si apre una parentesi piuttosto dolorosa, sì, però purtroppo. Per quanto riguarda quindi queste pazienti che hanno particolari necessità o pazienti appunto che hanno altre problematiche per quanto riguarda la propria salute, anche questo è sempre un metodo che lei consiglia in ogni caso alla scleroterapia, sì, perché è sempre meno invasiva. Ma la scleroterapia delle varici superficiali è una terapia assolutamente tranquilla, che si fa in 10 minuti, la paziente dopo 3 minuti dalla fine della terapia se ne va a casa tranquilla. Insomma. Ecco, perché c'è molta reticenza ancora. No, assolutamente no. Vi ripeto, con la cautela ovviamente che si deve avere in tutti i tipi di terapie. Certo. Per esempio la scleroterapia per gli angiomi naturalmente è un'altra tecnica che forse sì, è differente. Sì, non la facciamo ovviamente, questo è più da dermatologi, ma l'angioma è una patologia molto particolare, fa parte delle malformazioni vascolari, quindi bisogna essere anche lì molto cauti con gli angiomi, perché c'è l'angioma piano, l'angioma cutaneo che noi siamo abituati a vedere, intanto l'angioma è una patologia che colpisce tutti gli organi, c'è l'angioma epatico, l'angioma vertebrale, l'angioma renale, quindi è una malformazione vascolare che colpisce tutti i distretti del corpo, ma ci sono gli angiomi cavernosi, per cui fare una scleroterapia in angioma cavernoso io mi preoccuperei un po'. Bisogna vedere il tipo di angioma. Per esempio, negli angiomi l'ecografia ad elevata risoluzione con l'eco color Doppler è fondamentale. Anche in questo per vedere lo sviluppo verso la profondità dell'angioma, perché ci sono gli angiomi piani che hanno uno sviluppo assolutamente irrilevante, ci sono degli angiomi che vanno verso il basso, quindi attenzione a mettere le sostanze sclerosanti. Peraltro, se nell'angioma c'è un rifornimento arterioso, può capitare un piccolo vaso arterioso, e noi lo sclerotizziamo, andiamo in necrosi tutta quell'area cutanea che è tributaria di quella piccola arteria, quindi bisogna stare molto attenti. Quindi anche in questo caso non partire subito con assolutamente no. Cos'è il metodo ASVAL? Se presenta svantaggi, in quale caso non è consigliabile? No, il metodo ASVAL è quello che abbiamo detto, che una volta si chiamava la flebectomia di Müller, è l'escisione delle piccole vene mediante microincisioni. L'abbiamo visto delle varici reticolari mediante, non ha controindicazione, si fa in anestesia locale. La flebectomia di Müller attraverso i piccoli uncini di Müller, che era un chirurgo tedesco, ora ogni cinquantenni cambia il nome, diciamo che è sempre uguale la tecnica chirurgica è uguale. Abbiamo anche una foto qui che eccola qui, sì. Eccolo qua, questa è la flebectomia di Müller. Quindi presenta degli svantaggi, si sa, non sì, particolarmente? Sì, diciamo che più che svantaggi presenta delle indicazioni, per cui
va fatta nelle insufficienze venose dove non è interessata la grande safena, oppure in combinazione con lo stripping safenico o con il laser. Quindi anche con Anche se io per la altre. verità, un paziente che tratto per via mini-invasiva con il laser, fargli poi delle microincisioni a me non piacerebbe, per cui si fa il laser e si fa la scleroterapia di queste varici. È più Certo, è intelligente più. la cosa. Partiamo Quindi con la mini-invasività, ma fatto tutto per via mini-invasiva, non va fatta l'incisione da un lato e il laser dall'altro, non ha senso. esatto. Quindi in conclusione vorrei anche ricordare ancora una volta che ci sono insomma, ormai ci sono delle tecniche abbastanza, diciamo, collaudate per cui ci si può affidare con tranquillità Assolutamente sì. e soprattutto è importante anche affidarsi, ecco, con tranquillità al proprio medico di fiducia con Certamente, cui bisogna certo. avere anche un Diciamo che ormai rapporto. la flebologia ha raggiunto, secondo me, con l'avvento dell'ecocoronotopper, ha raggiunto la maturità, perché intanto è una patologia. Partiamo da un presupposto, la patologia venosa è molto più complicata della patologia arteriosa, nonostante sembri il contrario. Ci sono più chirurghi che fanno le varici rispetto a quelli che fanno bypass, l'endarterectomia o gli aneurismi. Però fondamentalmente l'emodinamica venosa è più complessa di quella arteriosa. Difatti le recidive venose sono molte, molto maggiori delle recidive arteriose. Per cui ormai è una chirurgia, diciamo, matura, perché intanto ha molti metodi che possono essere poi personalizzati in base al paziente, e la maturità di questa tecnica è dovuta diciamo, all'avvento dell'ecocoronotopper, per cui noi siamo riusciti ad essere maturi col mappaggio emodinamico. Sappiamo cosa andare a cercare, sappiamo cosa andare a legare, sappiamo quando usare il laser e quando usare lo stripping. Quindi ecco appunto in base alle varie patologie, quindi ripetiamo, Assolutamente. anche in pazienti che hanno un'età importante, Sì, magari con molta ormai cautela ci sì, si con molta può. cautela, però vi ripeto, è fondamentale l'indicazione, per cui non si opera il settantenne con la varice, ma si opera il settantenne con la sindrome post-flebitica, con l'ulcera, che diminuisce la sua qualità di vita. Il settantenne sano si può operare per fargli guarire l'ulcera, Certo, assolutamente sì. quindi praticamente anche con una patologia importante bisogna Noi anche. ormai riusciamo a fare di tutto, è ovvio che bisogna avere le indicazioni. Togliere una varice con un paziente cardiopatico infartuato non è Beh, indicato, certo. ovviamente. Un paziente iperteso, con un po' di diabete compensato, ovviamente non scompensato, e se c'è un'indicazione si può A operare. proposito del diabete, si sa che essendo una malattia degenerativa può portare anche a dei problemi Vascolari, importanti. ma che Sì. sono più che altro sul versante arterioso. Sì, Quali potrebbero essere anche qua? l'arteriopatia. Allora, le complicanze del diabete, come noi sappiamo, il diabete provoca la micro e la macroangiopatia diabetica, quindi colpisce i grossi vasi e colpisce i piccoli vasi. La microangiopatia dà origine poi alla nefropatia diabetica, quindi l'insufficienza renale, quindi perché colpisce i piccoli vasi dei reni, colpisce i piccoli vasi dell'occhio, quindi la retinopatia proliferativa diabetica, quindi dal punto di vista della microangiopatia. La macroangiopatia colpisce tutti i grossi vasi, per cui dà origine alle arteriopatie periferiche, alla stenosi delle carotidi, ai problemi agli arti superiori, quindi colpisce tutte le arterie. E quello che volevo sottolineare per quanto riguarda il diabete, che quando ho iniziato io la mia professione, diciamo dal 91-92, i miei primi internati, su 100 pazienti arteriopatici, 5-6 erano diabetici, 95 erano arteriopatici puri. Adesso, su 100 pazienti arteriopatici, 90 sono quasi tutti diabetici. Quindi è una malattia del secolo, secondo Sì, me, il e diabete infatti mellitus. c'è del benessere, Sì, viene chiamata del benessere. paradossalmente, Sì. insomma, E in perché. quanto malattia del benessere, malattia spesso misconosciuta, poco controllata, un killer silenzioso lo chiamo Esatto. io, ti porta ad avere delle complicanze gravissime in soggetti giovani. Infatti per noi purtroppo è quella che ha il più alto tasso di amputazioni, il paziente diabetico, quindi spesso di fallimenti della chirurgia. E dato che spesso adesso, anche con l'aumentare dell'età media, si accompagna all'insufficienza renale, che colpisce anch'essa le arterie. Esatto. Abbiamo pazienti diabetici con insufficienza renale,
che è molto difficile trattare. Sono pazienti molto molto delicati. Beh, certo, sicuramente immagino, quindi anche qui bisogna avere una certa cura, una certa tempestività, diciamo. Una certa tempestività nel trattarli, bisogna selezionare i pazienti, bisogna sapere quello che fare. Grazie a Dio l'endovascolare ha avuto uno sviluppo nelle patologie venose, ma nelle patologie arteriose ha avuto uno sviluppo da gigante. Infatti. Per cui ormai noi difficilmente approcciamo il paziente per via chirurgica, ma quasi nel 90% dei casi il primo approccio al paziente vasculopatico, ricordiamoci, arterioso, è endovascolare. Anche se si presentano dei pazienti con patologie importanti come questa, ha maggior ragione, perché è esatto, invasiva la tecnica, è minima. Questo non toglie che il paziente va sicuramente studiato, perché ricordiamoci che la patologia aterosclerotica, dimentichiamoci le vene varicose, la patologia aterosclerotica è una patologia multifattoriale, per cui il paziente arteriopatico agli arti inferiori o alle carotidi ha sicuramente o con molta probabilità una coronaropatia, quindi sono pazienti malati alle coronali che possono farsi degli infarti post o perioperatori, quindi vanno studiati bene dal punto di vista cardiologico. Grazie a Dio a Reggio abbiamo una stretta collaborazione con i colleghi cardiologi che ci studiano prima i malati e ci indicano quando è il caso prima di fare una coronarografia, prima di entrare il paziente in sala. Comunque sia, una volta dopo aver passato l'esame del cardiologo e dell'anestesista, noi in genere facciamo la terapia mini-invasiva, l'endovascolare, certo, che è sempre la più consigliata. Quando ovviamente non si può praticare, si deve fare la chirurgica, ma diciamo che una buona parte ormai si trattano per via endovascolare. Considerato che questa del diabete appunto è una malattia abbastanza ormai diffusa, anche le persone che sono abbastanza controllate da questo punto di vista rischiano Quindi è uno dei fattori di rischio più importanti della malattia aterosclerotica, il diabete, assolutamente. Il diabete di tipo 2, perché quello di tipo 1 è giovanile, sì. E il diabete di tipo 2, sì, assolutamente. Quindi anche quelli che è sorto dopo? E il diabete di tipo 2 è un fattore di rischio, ovvio che quello scompensato è un fattore di rischio maggiore rispetto al diabete compensato. Certo. Ma dietro il diabete compensato ci sta sempre un paziente che sta molto attento alla sua salute, quindi mangia poco, mantiene la linea, non è in sovrappeso, la sua pressione è controllata. In genere i diabetici scompensati sono anche un po' obesi, iperglicemici, col colesterolo altissimo, fumatori, quindi dei fattori diversi. Anche per quanto riguarda la pressione, se qualcuno soffre di ipertensione, anche questo è un fattore di rischio fondamentale per lo sviluppo della come trattare questi pazienti, la pressione va controllata. Io dico sempre al paziente, intanto secondo me, per carità, non voglio prendere il posto ai miei colleghi medici di base, sempre attinente va controllata, non va mai tolta la terapia antipertensiva, casomai ridotta, mai tolta. E proprio ieri lo dicevo a un paziente, vanno fatte, quando tu non sai quant'è la pressione, te la misuri da solo, tranquillo, due volte al giorno, la noti su un quadernino. Se ti rendi conto che la tua pressione è 140 a riposo, 140-90, nonostante la terapia antipertensiva, a riposo, immaginiamoci quando ci si arrabbia o durante la giornata ci potrebbero essere dei picchi ipertensivi. Quindi dillo al medico di famiglia, perché il medico sicuramente o ti cambia o ti fa fare un holter o cambia la terapia. Bisogna sicuramente coinvolgere anche i colleghi della medicina. Quando si hanno queste patologie bisogna avere un quadro quantomeno preciso, quindi anche questi pazienti con patologie di pressione, è spesso una patologia d'organo alla fine, per cui può colpire il cuore perché provoca spesso insufficienza cardiaca, ipertrofia del setto interventricolare, quindi può dare origine a patologie. Ci sono quindi dei rischi se vengono trattati in ogni caso? Sì, il paziente non trattato, ipertenso non trattato, assolutamente sì. Bene, quindi noi quasi in conclusione ormai ripetiamo che la prevenzione, in ogni caso lo diciamo, è fondamentale, e in questo senso
anche per il futuro, insomma, dell'evolversi della propria malattia, quindi bisogna sempre cercare di prenderla con maggiore tempestività ecco, possibile. Assolutamente sì. Bene, siamo arrivati al termine del nostro appuntamento, io la ringrazio davvero. Grazie a voi, grazie a voi. E ci rivediamo alla prossima puntata del nostro progetto Salute. Grazie, arrivederci. Grazie, buonasera.